Attenzione un attimo. Adesso passa l'amico Giancarlo Zanardo con gli aerei, quindi un attimo di raccoglimento, e che dopo interviene subito il sacerdote per impartire la benedizione su questo luogo dove c'è stata una tragica vicenda. Stanno qui oggi con noi. L'artefice di questa ricerca è grazie a una persona straordinaria qui di San Martino, che con la sua capacità è riuscito nell'opera tanto sognata, che è il signor Carlo Florian, che vogliamo qui con noi. Dov'è Carlo? Bravo! E che avrà tante cose in futuro da raccontare sulle vicende storiche di questa zona, di questo comune. Prima di passare agli interventi passo la parola al signor sindaco e poi al sacerdote per deporre la corona d'alloro in onore e benedire la corona d'alloro dello sfortunato pilota Brian Arthur Lewis della Royal Air Force con l'Inter Riserve, che è morto qui nel 45, quindi è caduto del suo aereo, e quindi probabilmente anche magari per salvare chi abitava nella casa probabilmente avrà anche deviato la traiettoria dell'aereo venuto a cadere qui in questa zona. Tutti per essere qua, naturalmente il signor Perina ha ringraziato l'amministrazione, ma è l'amministrazione che invece deve ringraziare tutti voi che avete appunto fatto tutto questo per questa operazione di recupero. Sappiamo tutti che qua è morto un ragazzo di 22 anni, ventenne in quegli anni, e capiamo tutti l'importanza che aveva appunto il recupero di questo aereo. Ho chiesto al signor Perin se è possibile che i reperti vengano lasciati sul nostro territorio, perché c'è il desiderio forte, sentito da parte di tutti quanti, che il sacrario di Fagarè rimanga comunque nella memoria. E se vogliamo che rimanga nella memoria, dobbiamo far sì che venga sempre più visitato, che non sia invece un luogo che ogni tanto, perché c'è qualche ricorrenza, qualcuno si ricorda che esiste, perché altrimenti gli errori che sono stati fatti nel passato da chi ci ha preceduto sicuramente verranno ripetuti. Invece se ci ricordiamo che per quello che è successo un ragazzo di 22 anni è morto qui in questa maniera, sicuramente chi verrà dopo di noi eviterà di fare gli stessi errori. Quindi un grazie ancora davvero a questo comitato, a tutti quelli che sono intervenuti qui oggi. Io vi chiedo appunto se ci saranno altri ritrovamenti, per favore di coinvolgere anche l'amministrazione comunale, perché ci teniamo particolarmente, per le ragioni che vi ho spiegato, a far sì appunto che queste cose vengano ricordate. Grazie ancora a tutti. Molto precisi, che sono riuscito proprio a leggere che in data 8 febbraio registravano la caduta di Briand in questa zona, e quindi la ricerca è stata anche suffragata dal fatto che noi probabilmente sapevamo già chi era questo pilota. Lo scavo
ha reso giustizia a questo ragazzo e come vedete è emerso ciò che resta del suo aereo. Era uno Spitfire Mark 8 del 114 squadrone. È rimasto quello che vedete, è rimasto un motore Merlin 66, un compressore che era legato al funzionamento del motore, un cannone da 20 mm e un carrello che fu fortunatamente conservato all'epoca e rimasto in zona. Già questo carrello aveva dato la certezza che lei, il carrello qui, era effettivamente uno Spitfire.